The Legend of Zelda First World Adventure. The Legend of Zelda First World Adventure, conosciuto anche come First World Plus, è una cagata pazzesca fatta da Nintendo per Nintendo GameCube. Il gioco nasce come versione espansa di First World, un gioco di cui non gli è mai cagato in casa a nessuno, uscito nel remake di Legend of Zelda Link to the Past per Game Boy Advance, dove il giocatore può giocare in compagnia di 4 amici cooperando e lottando tra i vari dungeon. Sì, avete capito bene, 4 amici. La copertina, anche se non sembra, i 4 Link hanno la meglio. Schermata del gioco, i 4 Link affrontano veramente un'onda di papocchi. Trama, tutto è pacifico nel mondo di Hyrule. Poi Zelda, la solita fatta sfiga, dice a Link la magica spada che si deve all'oscuro mago Vati nei tenebri è debole e sta per rompersi. Link non farà tempo a toccarsi, che il sigillo si spezzerà ed il mago, ovviamente, rapirà la principessa. Link, ciò nonostante, sarà la spada da pensare all'infanto e, con il suo magico potere, verrà affettato in 4 parti. Ognuno ha un colore e personalità differente, è controllato da un amico diverso e basta. Per il resto sono tutti uguali. Link dovrà trovarsi a farsi. Dovrà trovare facile 7 vergini sacre per rinchiudere il monaggio Vati nella spada, nuovamente. Lungo l'avventura incontrerà pure dei cavalieri maledetti, dei mostri malvagi, delle dolci fate e una cacca. Link verde si prepara a fare un picnic. Link verde, l'originale, il vero, unico Link. Con la solita banale tunica verde è quello che guida il gruppo. Essendosi divisi in altre 3 parti, ha preso 3 quarti del cervello ed è un completo stupido. Link rosso. Link rosso si prepara ad affettare la folla di mossa intorno a lui. La personalità rabbiosa di Link si è formata in un unico Link nel vestito rosso fuoco, no, non Pokémon, e feroce da assetato di sangue. Talmente feroce e talmente assetato di sangue che al Bankman non aspetta mai il proprio turno, fa fuori dei vecchietti di fronte a lui. Link blu. Link blu contento per aver appena avviato una banca. La personalità pigra e svegliata di Link si manifesta nella sua controparte vestita di colore blu. Passa la maggior parte del tempo a sbadigliare, essendo troppo spogliato, sempre sarà la principessa Zelda se per dormire. Link viola. Link viola di prima mattina. La versione gay di Link. Tenero, dolce, affettuoso, è la mascotte del gruppo che fornisce utili indicazioni al proseguimento dell'avventura. La sua arma preferita è una scelta di fuoco, che definisce molto hot. Senza di lui il gruppo sarebbe meno unito, ovviamente lo sarebbe di più, ma dall'altro lato. Zelda. Per questo gioco, la bella Zelda ha vinto il premio di apparizione più rapida ed inutile di sempre. Viene rapita prima di 2 minuti di gioco e nessuno la vedrà più fino alla fine del gioco. Ovviamente una delle vergini che Link dovrà sverginare, ma questo passa di secondaria importanza non appena si scopre che le altre sono 6 e sono 10 volte meglio. Peccato non siano 8. Erano 2 a testa per ogni Link. Vati. Non sappiamo bene cosa abbia fatto questa vagina volante, ma non aveva di certo cantato nel coro in chiesa, perché è stato sigillato in un sacro altare. Crudele e spietato, rapirà subito Zelda, per poi sparire nel nulla per l'intera avventura. Durante la seconda finale, rivelerà di essere la controparte viola dei 4 Vati, e uscirà di scena avversetto con Link viola. Link viola di prima mattina. Il manga. È stato prodotto anche un manga di questo meraviglioso videogioco, che, come era prevedibile, non c'entra un cazzo con la storia originale. Come se non bastasse, oltre alla trama, le autrici hanno anche modificato le personalità dei vari Link. Link verde. Da capo in discorso della combriccola, con un 4 di cervello e 3 personalità, è diventato il capo in discorso della combriccola, con un 4 di cervello e la personalità di un ciuciù. Link rosso. Gli scienziati più intelligenti di tutto il mondo non sono ancora riusciti a capire come una belva domestica assetata di sangue sia potuta diventare un peluche vivente, assetato di coccole e contestualmente ambigui verso Link blu. Link blu. Ha usurpato il posto che fu di Link rosso, tramutandosi nel bastardo bullo del gruppo. Va in giro con un mattone con cui martirizza senza pietà chiunque gli sia a meno di 3 metri di distanza. Link viola. Ribattezzato amabilmente Vio, dagli altri membri del gruppo, da lei allupato è diventato il nerd tenebroso, ebbene sì, a quanto pare dal tono, no, a quanto pare esistono, della situazione, riuscendo a tradire gli altri membri del gruppo, tranne che poi si scopre che non era vero, ma era solo un piano, però resta il dubbio anche perché fa amicizia con l'incombra. Curiosità, questo fu il primo gioco
a quantità, però la micidiale quantità. Furono registrati milioni di casi di suicidi nintendari, e da allora Nintendo non ha più prodotto giochi di Zelda multiplayer. Se quella merda di T-Falsino si può definirsi tale. Una spin-off del gioco uscito vendendo DS solo in Giappone. The Legend of Zelda Street Poker, dove Link approfitta del potere della quadri spada. Solo nella versione giapponese del gioco è stato aggiunto un minigioco dove Link deve andare allo fratello e farmi di un'isola, e viene spedito quella per tempere tutte le pratiche. Quando hanno domandato a Nintendo perché non è stato mai aggiunto nella versione giapponese, è stata data la più che chiara risposta: perché sì.